Grazie e benvenuti in un mio nuovissimo video. Come state? Mi auguro alla grande. Prima di cominciare, come sempre, ci tengo veramente di cuore a ringraziare tutti i vecchi e i nuovi iscritti. Grazie, grazie, grazie di cuore. E niente, se ancora non vi siete iscritti al canale, io vi consiglio di iscrivervi al canale, di lasciarmi tanti commenti, tanti like e di attivare la campanellina per non perdere nessun altro video. Ma perché oggi siamo qui? Oggi, terza ed ultima puntata di questo lunghissimo film dove vi mostro tutte le mie scorte di bagnoschiuma. Sicuramente non ve le avrò fatte vedere tutte, insomma, i miei armadi sono sempre in continua evoluzione di bagnoschiuma. Per questo film a puntate devo ringraziare la mia amica virtuale Angela del canale Our Home Yves Rocher, a cui mando un grosso bacio, un abbraccio e niente, la ringrazio sempre tanto, la ringrazio per i bellissimi commenti che tutte le volte mi scrive, insomma, sotto i video. E veramente mi auguro di cuore un giorno, insomma, di incontrarla di persona. Ma io direi di cominciare subito perché se no diventa un film ancora più lungo di quello che non è. Da cosa parto? Voglio partire da questa confezione di argan oil e cinnamon, quindi argan e cannella della linea Douglas Home Spa. Vi faccio vedere tutta la confezione, dove c'è il bagnoschiuma, ma anche la crema corpo, eccetera. E niente, così senza che la apro, ecco, anche la confezione. Vediamo, questa me l'ero comprata da me. Poi vi faccio vedere un bagnoschiuma che avevo comprato sul sito di Notino, che è della Green Pharmacy, e l'avevo preso alla rosa. Ed è questo qui, è un formato da 500 ml. Quelli che vi ho fatto vedere prima sono formati da viaggio. Poi io andrei così per non perdermi e per non farvi vedere cose doppie. Vi faccio vedere anche qualcosina che è uscita dalla rivista, perché sì, anche dalle riviste acquisto bagnoschiuma, non, cioè non prendetemi in giro, per favore. Però è una cosa che mi piace, purtroppo. E quindi ne ho due della linea dopo sole, diciamo, quindi bagno doccia dopo sole. Questo qui è della linea sole Verattiva della Speciasol e questo è un formato da 100 ml. Mi dice che è con aloe vera biologica, probiotici, cellule staminali, distello alpina e sedimento naturale del Brenta. E poi ho anche un doccia sole dell'Equilibra, è sempre una travel size con il 20% di aloe vera e quindi un 100 ml. Proveremo anche questi, ma sempre da una rivista ho preso anche l'olio di Baobab ed è della oro di Baobab, scusatemi, dell'erboristica di Atenas. E sempre dalle riviste anche questo caffè verde gel doccia di energia di Bottega Verde ed è sempre un formato da 100 ml. Mentre questo qui ce l'ho doppio perché questo qui l'avevo preso io, credo, sempre da una rivista ed è dell'Equilibria Carbone Attivo. Attivo, sì, con 20% di aloe vera, e poi c'è un altro che non vi mostro che invece era uscito dalla My Beauty Box. Infatti, vi farò vedere anche dei bagnoschiuma che sono usciti anche dalla My Beauty Box. Poi ho un gel doccia rinfrescante riequilibrante con estratto di tiare e sale rosso della Polinesia di Pupa. Questo qui mi era stato regalato dalla mia amica Silvia, a cui mando un grosso bacio e tanti saluti da Roma a Matera.
E niente, questo qui me l'ha regalato lei. Poi un bagnoschiuma preso da Digotà, è questo Cocco Bio doccia shampoo della Bioteca Italiana. Voi sapete che io amo tantissimo la profumazione al cocco, quindi vedremo come sarà. Poi vi voglio far vedere anche questo qui, che è il bagnoschiuma a rabarbaro che è uscito dalla confezione che avevo acquistato di Erbolario. E questo è un formato da 100 ml, ma sempre di, insomma, di Erbolario. Ho Ginepro Nero shampoo doccia energizzante che mi hanno inviato loro in diciamo in questa piccola mini taglia da 50 ml. Poi ho anche Danza di Fiori, sempre di Erbolario, e questo qui invece l'avevo trovato in una My Beauty Box. Voglio andare per marchi, diciamo. Poi di Acquolina ho cioccolato bianco, la confezione che mi sono comprata io, che c'è anche l'acquacorpo, ma ce l'ho anche questo qui è un 125 ml, e quello nella confezione sempre 125 ml, quindi sono la stessa grandezza. E questo qui invece l'avevo trovato in una My Beauty Box. Come in una My Beauty Box ho trovato questo qui, fragolina di bosco, sempre 125 ml. E anche questo bagno doccia sempre di Acquolina, mask e canna da zucchero. Questo è spettacolare. C'ho anche la crema corpo. E poi, sempre nella My Beauty Box, anche il Glossy Shower Gel Pink Sugar. Quindi della fragranza del classico Pink Sugar, felicissima di averlo trovato. Non vi dico che avevo acquistato la My Beauty Box proprio per questo bagnoschiuma. Poi vediamo di non confondermi. Poi sempre nella My Beauty Box ho trovato questo Fresh Smoothies con banana, açaí e latte di cocco di Nivea. Bellissimo, ancora non l'ho utilizzato. E vi faccio vedere tutto quello che ho trovato nella My Beauty Box. Poi anche questo qui con estratti di anguria di Bottega Verde, questo formato piccolissimo da 50 ml, ma anche shampoo doccia del marchio Irsan con acque termali, che questo qui Irsan è un marchio erboristico ed è monoidi tiare. Ed è un formato da 200 ml. Poi ho trovato in altre My Beauty Box, allora, due Air Body Wash di Davines, che io utilizzerò, questi li utilizzerò per il corpo, non per i capelli, anche se può fare entrambi. E anche questo qui, che è, diciamo, Air Body Wash, diciamo uno shampoo doccia dopo sole, sempre di Davines. E questi sono formati da 75 ml. Poi ho trovato anche in una My Beauty Box questo qui della Lictena, che è molto delicato, è più indicato per chi ha, insomma, problemi di pelle, ma voglio dire, io lo utilizzo lo stesso. È una fragranza molto neutra, però insomma la utilizzeremo. E poi ultimamente mi è arrivato anche questo bagnoschiuma cremoso vitalizzante al ginseng di Priha o Priya, ed è anche tutto brillantinoso. E questo qui è un formato piccolino da 40 ml. Allora, direi di continuare sulla scia di mi sto perdendo, insomma, di My Beauty Box. E quindi ho anche questo qui, marchio Rudy Wild Fig, bellissima anche questa confezione pratica da viaggio. E questo è un formato da 100 ml, li ho in una scatolina. Poi ho anche questo body wash, bagno doccia della Itinera.
ed è ad avena con estratto di avena del Veneto e ricco di vitamina B e minerali. Anche questo qui piccolino da 30 ml, ma anche uno di acquolina, sempre diciamo piccolino, ecco da 100 ml. Questo qui è con olio di argan, ma anche il green tea. Questo è buonissimo. Ho sentito la profumazione ed è veramente bellissimo, energizzante. Ma ho anche questo bioderma per pelli secche ed è molto atoderm ed è molto. Madonna, una profumazione che non vi so ben descrivere, ma è comunque marina, ecco. E poi un altro bagno doccia, devo poggiare delle cose perché sennò qua mi cade tutto. È questo qui della Guam, Bagnomare, L'essence de la mer. Questo ha un profumo davvero, credetemi, spaziale. E questo sempre è arrivato in una My Beauty Box. Ma questo sa di mare, c'è veramente salino, questo qui lo vedo proprio con. Ha la profumazione come REM di Reminiscence, quello è buonissimo. Ve l'ho detto, è in formato da 200 ml, mentre in un'altra box che non è My Beauty Box, ma Habibi, avevo trovato anche questo piccolo shower gel della Emp Care. Questo è un formato da 48 ml. Poi, a fronte di un acquisto, mi avevano regalato anche questo olio d'argan e patchouli di spuma di champagne, bagno schiuma, che insomma spuma di champagne mi piace tantissimo perché lo sto utilizzando in questo momento e quindi quelli che sto utilizzando non ve li mostro e niente. Questo sono curiosa di provarlo e adesso io passerei al bagno doccia di Bottega Verde. Sicuramente ne ho altri, credetemi, ma almeno questi sono quelli che sono riuscita a recuperare dalle scorte. Ed ho alcuni sono proprio della linea natalizia di insomma di Natali fa, non so di quanti Natali fa, comunque abbiamo. Questo qui che è il bagno doccia con estratti di vischio e cannella, bellissime anche le confezioni. Questo è un formato da 2,50. Sempre da 2,50 abbiamo bagno doccia con estratti di arancia e vaniglia, emozione dei sogni. Mentre l'altro, che cosa era? Era bacio sotto il vischio. Poi, sempre. Oh, dolce abbraccio che è con note di miele e bergamotto. Le confezioni veramente natalizie di Bottega Verde sono spaziali, secondo me. Poi ho questa pallina essenza di gioia ed è con estratto di vaniglia, davvero buonissimo. Poi ho bagno doccia delicato all'aloe, formato da 50 ml, ma ho anche pesca nettarina con succo, insomma, con succo di pesca. Questo qui sempre da 50 ml. Poi ho del bagnoschiuma un po' vecchiotti ed ho Dahlia Imperiale, sempre di Bottega Verde, e questo è strepitoso cioccolato di Bottega Verde. Madò, non lo voglio utilizzare, dico la sincera verità. E sempre un po', diciamo, con diciamo, un packaging un po' più vecchiotto, ma lo potete trovare ancora, è limoni e agrumi. Poi due, diciamo, con il packaging nuovo, ho Fiori d'Oriente, con estratti di Ylang Ylang e rosa damascena. Questo mi è stato regalato da un bimbo a scuola che sa che amo, insomma, che mi profumo tanto. E poi anche questo qui, Mar Morto, con sali, insomma, bagno doccia tonificante con sali del Mar Morto.
Allora, di questi ho terminato, ma ne ho anche un'altra bella sacchetta, come potete vedere, dove ci sono i bagno doccia, quelli piccolini, i mignon che mi regalavano, insomma, prima da Yves Rocher. Ve ne mostro qualcuno ed ho. Allora, c'ho questo, no, beh, questo qui è un olio secco, vabbè, questo qui è il Olive e Petit Grain, ve ne mostro un po' sporadici, diciamo. Poi ho questo qui al lampone e alla menta, sono tutti formati da 50 ml. Vediamo cosa pesco. Ne ho anche, vedete, anche delle confezioni vecchie, collection de tè. Sono più estive, come ho anche il Monoi di Tahiti. Poi che cosa abbiamo? Vabbè, abbiamo anche questo qui alla pera caramellata che non esiste più, lo regalavano tipo nel periodo natalizio. Poi abbiamo mango e coriandolo. Poi che abbiamo ancora? Ce ne sono davvero davvero tanti. Aiuto, forse me li dovevo organizzare prima. E niente, vabbè, un altro Monoi. Poi ho anche questa è un'edizione limitata, mi dice Pomme de Lys, Apple Delight. Pensate un po' quanti ne ho. Poi ho questo qui al tè verde, buonissimo. Vediamo se ce n'è qualcun altro. Abbiamo terminato. Poi beh, ho anche questo qui, Havana, che non so, l'avrò preso in qualche albergo, sicuro. E poi ho questo qui ai fiori di loto. Ripeto, sicuramente ho anche altro da altre parti, però vabbè, penso di avervi fatto vedere anche abbastanza. Ecco, c'è anche questo qui, Vanille Collector, che chissà di quale edizione è, me li sono tutti lasciati perché questi sono veramente pratici e comodi se si va, insomma, se si pratica sport e quindi in palestra, sono formati buonissimi, insomma, da viaggio. E niente, io direi che la mia carrellata di bagno doccia termina qui. Insomma, questo film a puntate durato veramente 3 video finisce qui. Io veramente di cuore mi auguro che vi abbia fatto piacere aver fatto, insomma, un giro nelle mie scorte di bagnoschiuma. Quando vi dico che mi posso lavare fino al 2030, spero che adesso, insomma, mi crediate. Anche perché non lo so quante vite mi ci vorranno per terminarli, non lo so, però mi starò, diciamo, voi credete che riuscirò a non acquistare altro? Io credo proprio di no, perché è proprio una mania la mia. Vi ripeto, amo avere un supermercato in casa proprio perché per mancanza di tempo mi posso scegliere quello che voglio. Sarà follia, ognuno ha le sue follie e spero, insomma, che la mia amica Angela sia contenta di tutto quello che gli ho mostrato, che finalmente mi creda, che non stavo scherzando. E niente, voi fatemi sapere, insomma, che marchio vi piace di bagnoschiuma, che cosa state utilizzando in questo momento, che linee vorreste acquistare. Io ne ho tante in mente che vorrei acquistare. Ecco, so che devo stare calma, tanto comunque c'è sempre, diciamo, la mia famiglia che, vabbè, pure che io non compro, comprano loro per me, quindi mi fanno contenta. Perché poi, anche se io non li utilizzo, ma solo il fatto di averli mi rende felice perché per me è come se fossero dei gioielli, ecco, quindi sono i miei gioielli. E niente, io come sempre vi chiedo se vi fa piacere, insomma, di iscrivervi al canale, di lasciare tanti like, di commentare, non prendetemi comunque per folle, però vi ripeto,
Io amo acquistare tutto ciò che profuma. Ecco, sono un amante sia di bagnoschiuma che di profumi. Non ci posso fare nulla. E niente, quindi come sempre vi mando un mega bacio e alla prossima se vi va. Ciao!